Ebbene, signore e signori, siamo giunti alla resa dei conti. Ultima ora. Attenzione. I PM, i pubblici ministeri di Milano, Roberta Amadeo, Pasquale Adesso, chiedono l'archiviazione per l'esposto sull'Inter. Accuse infondate. C'è continuità aziendale. La storia finisce qui. Forse. Metti subito un bel like, iscrizione se non l'hai fatta, perché adesso vi dirò qualcosa che rasenta il limite dell'incredibile per certi aspetti. Però se ascolterai questo video fino alla fine, che veramente è un video che non dovevo neanche fare adesso perché stavo preparando l'altro nella tribuna del pallone, ma non mi darà tempo perché poi alle 21 ci sarà la live con due ospiti speciali questa sera, dove parleremo di Milan giovanile. Il like l'hai messo, iscrizione fatta, no? Tutto a posto, possiamo procedere. Tribù rossonera, tribù di gente vera, bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. All'inizio di giugno la Procura di Milano aveva aperto un fascicolo conoscitivo che era privo di indagati e di ipotesi di reato in seguito a un esposto che era stato presentato dalla Fondazione Identità Bianconera. Questo esposto sollevava questioni riguardo a delle presunte irregolarità legate all'iscrizione dell'Inter all'ultimo campionato di Serie A. In particolare venivano messi in dubbio degli aspetti che erano relativi alla continuità aziendale del club nerazzurro, con ipotesi di possibili reati fallimentari. L'allora procuratore Marcello Viola, colui che gli piace andare a pranzo ogni tanto con Don Beppe Marotta, vabbè, ma c'è niente di male, ognuno poi, c'è un detto che dice dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, a lui piace andare con Marotta. Comunque il procuratore Marcello Viola, interista, dichiarato, potete vedere anche YouTube, i video che ci sono, dove c'era anche lui con Ibrahimovic all'Inter, con tutti i gagliardetti dell'Inter, dichiarato sì un interista sfegatato, tutto quanto. Beh, il procuratore diciamo ha fatto un po' come Ponzio Pilato, a quel tempo si è sciacquato le mani e ha segnato questo fascicolo esplorativo catalogato come modello 45 ai pubblici ministeri Roberta Amadeo, Pasquale Adesso, con due D, e Giovanni Polizzi. Rimani fino alla fine perché c'è una curiosità che riguarda soprattutto questi due ultimi pubblici ministeri. Una cosa che ho trovato spulciando un po' in internet e alla fine ve la narrerò. E quindi dobbiamo fare un po' di cronistoria, perché magari per i tanti che non sanno la vicenda, l'accusa che era mossa dalla Fondazione Identità Bianconera riguardava principalmente la situazione economica finanziaria dell'Inter, mettendo in discussione la capacità del club proprio di mantenere una gestione finanziaria sostenibile e conforme ai regolamenti federali. La continuità aziendale è un principio tra l'altro cruciale per qualsiasi impresa, che garantisce la capacità di operare nel futuro senza incontrare gravi difficoltà finanziarie che potrebbero condurre al fallimento. Il fascicolo che si era aperto, denominato questo modello 45, servì a raccogliere informazioni per valutare se vi erano appunto degli elementi sufficienti per procedere con delle indagini più approfondite. In questa fase non erano state
formulate nessun tipo di accusa specifica e neanche identificato possibili responsabili. Quali sono le implicazioni che sarebbero potute occorrere all'Inter? Occurrir, in spagnolo. Se le indagini avessero confermato queste irregolarità, le conseguenze per l'Inter potevano essere anche significative, tanto da un punto di vista sportivo che finanziario. La possibilità di reati fallimentari avrebbe potuto portare anche a delle severe sanzioni che avrebbero incluso tanto penalizzazioni in classifica o, nel caso o nei casi più gravi, addirittura l'esclusione dal campionato, così come è successo anche per altre squadre, in ultimo in questi anni Regina e Siena, ma sono state tante altre. E quindi arriva l'archiviazione da parte dei PM di Milano. Apro e chiudo parentesi. È peculiare che arrivi proprio adesso questa notizia, dopo questi ultimi giorni dove è commisso la sparata grossa nei confronti dei debiti dell'Inter, che sarebbe stata dovuta, cioè sarebbe dovuta essere penalizzata, sarebbe stata dovuta essere penalizzata. Mamma mia, ragazzi, 20 anni fuori dall'Italia, a volte mi perdo pure io. Comunque doveva essere penalizzata. Ecco, arriviamo al punto magari più semplice. Secondo commisso, Eraldo Pecci ieri addirittura tira fuori una squadra che dovrebbe ripartire dalla quarta serie per i debiti che ha. La stessa cosa, in tempi non sospetti, era uscita fuori da Arrigo Sacchi, che poi ha ritrattato il giorno dopo, o dal buon Giampiero Gasperini. E guarda caso, dopo questi ultimi 2 giorni, dove anche Marotta e Antonello hanno detto noi siamo a posto, siamo in regola, noi facciamo le cose per bene, come c'era una volta la vecchia pubblicità del Galbani, no? Galbani fa le cose per bene, il buon formaggino. Ebbene, casualmente, perché di casualità dobbiamo parlare, non è che le cose hanno una causa effetto, no, c'è casualità, giusto? O no? Allora, dunque, nessuno stato, e vi leggo la notizia che è appena uscita da Calcio e Finanza, di questa archiviazione. Nessuno stato di insolvenza e assenza di qualsiasi reato, men che meno l'ipotizzato ostacolo alle attività degli organi di vigilanza. Per quanto i PM di Milano, Roberto Amadeo Pasquale, adesso hanno chiesto l'archiviazione dell'indagine, rimasta sempre a carico di ignoti, aperta lo scorso aprile in seguito all'esposto presentato da Fondazione Identità Bianconera contro il club nerazzurro, esposto che adombrava presunte irregolarità per l'iscrizione all'ultimo campionato, questo lo riporta l'ANSA. Secondo i pubblici ministeri, in base all'analisi della situazione economico-finanziaria della società, si rappresenta che l'Inter continua a svolgere la propria attività secondo il principio della continuità aziendale, in quanto il management societario non ha ritenuto sinora necessario il ricorso agli strumenti normativi previsti per la crisi d'impresa. Inoltre, dagli accertamenti non sono emerse condotte di ostacolo all'esercizio delle attività di vigilanza della Covisoc, ossia la commissione deputata a controllare le società di calcio professionistiche o di qualsiasi altro organismo. Pertanto la procura non ravvisa la necessità o utilità di effettuare ulteriori indagini, in quanto il quadro probatorio acquisito è univoco nell'assenza e dunque nella infondatezza delle accuse, poiché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato. Punto. Basta. Identità bianconera ha perso. Finita lì. Non c'è nessuna insolvenza, nessuno stato che possa portare a qualsiasi reato e men che meno l'ostacolo all'attività degli organi di vigilanza. Ha avuto ragione Marotta. Finisce qua. Punto. In parte. Perché? Poi, sapete, io sono un po'... sono sempre un diavoletto e quindi dico tutto troppo liscio, tutto troppo bello, cioè in questi giorni se ne parla, è uscito fuori sta roba e arriva qualcosa che subito l'affossa.
Allora, lungi da me, ovviamente, pensar male dei procuratori della Repubblica, a parte appunto Marcello Viola, che a un certo punto a giugno se n'era lavato le mani e aveva lasciato agli altri, di cui c'era appunto in mezzo Pasquale Adesso, c'era quest'altra signora, la signora Roberta Amadeo, ma poi c'era anche Polizzi. Innanzitutto, voglio raccontarvi qualcosa che è successo negli ultimi mesi. In febbraio, quando il caso scommesso, caso scommesse che aveva, diciamo, portato alla ribalta Fabrizio Corona, che ogni due per tre sembrava che eravamo lì ad aspettare, adesso vediamo quale nome tira fuori, dopo che c'era stato Tonali in mezzo, da una parte Fagioli dall'altra, aveva fatto anche i nomi del Sharawi, di Zalensky, Casale, e si parlava anche di alcuni giocatori dell'Inter. Ma tutto a un certo punto si è bloccato. Pensate che, e vi leggo un articolo che arriva dal Fatto Quotidiano del 12 di febbraio di quest'anno, Fabrizio Corona rischia, e lo potete trovare tranquillamente, cioè df.q. non c'è il nome completo, però 12 febbraio 2024, caso scommessa, chiusa indagine Fabrizio Corona. Fabrizio Corona rischia di essere processato per diffamazione, ma la Procura di Milano ha chiuso le indagini nei suoi confronti dopo che nell'autunno scorso aveva dettato su social e con ospitate in TV i tempi di presunte rivelazioni sull'indagine legata alle scommesse al mondo del calcio. Tra gli altri il nome di Casale, Sharawi, Zalensky, che tra l'altro avevano denunciato. I legali dei giocatori, che hanno negato di aver mai effettuato scommesse su eventi sportivi, chiedevano alla procura di valutare anche l'ipotesi di reato calunnia, rivelazione di segreto in relazione ai verbali resi da Corona stesso alla squadra mobile di Torino che indaga sulla vicenda scommesse. Ma sentite un po', la chiusura dell'indagine firmata dal procuratore Marcello Viola e, guarda un po', dal PM Pasquale Adesso. Quello che adesso, se torniamo un attimino indietro, ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sull'Inter. Indagine chiusa a un certo punto, così di colpo, su Fabrizio Corona, quando stava cominciando a cantare, prima di fare le lacrime napoletane, stava cominciando a cantare come un bel passerotto, stava cinguettando nomi, chiusa l'indagine anche lì. E poi, se passiamo all'altro procuratore che era stato assegnato a giugno, e qui parliamo del signor Giovanni Polizzi, un PM della Procura di Milano, secondo liberoquotidiano.it, e questa vediamo, notizia scritta da Paolo Ferrari il 7 luglio del 2022. Allora, un PM della Procura di Milano che da tempo, dice il signor Ferrari, quindi questo giornalista del liberoquotidiano.it, tutte queste cose le potete ricercare online, non c'è niente di inventato. Quindi, praticamente, per una assai curiosa coincidenza, sta mettendo sotto tiro la maggior parte degli esponenti politici del centrodestra eletti nel capoluogo lombardo. L'ultimo caso riguarda l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, indagato la scorsa settimana per corruzione. Secondo il magistrato, Fidanza, legato politicamente a Ignazio La Russa, avrebbe fatto dimettere un consigliere comunale di Brescia in cambio dell'assunzione del figlio 18enne presso la propria segreteria politica un ruolo assistente. Poi va avanti il Paolo Bianchi, ancora di Fratelli d'Italia, attuale vice sindaco di Mediglia, Milano, dopo essere stato sindaco per due mandati, anche in questo caso l'accusa è corruzione per la gestione di alcuni appalti pubblici. L'autunno prima, quindi nel 21, era stato il turno dell'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, del consigliere regionale lombardo Massimiliano Bastoni, anch'egli della Lega, della consigliera comunale milanese di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina. Nei loro confronti Polizzi aveva ipotizzato l'accusa di finanziamento illecito e riciclaggio.
praticamente un colpo, diciamo, abbastanza forte a dei, parlamentari di centrodestra. Questo signor Polizzi si vede che proprio non li può vedere, quella a destra non li può proprio vedere. Ma guarda un po', a Milano Milly Moratti, che ben sappiamo è la moglie di del presidente storico, onorario dell'Inter, Massimo Moratti, è stata consigliere di Milano dal 5 giugno 2016 al 3 ottobre 2021 nel gruppo di centrosinistra con la lista dei Verdi, attualmente facente parte del Partito Democratico, che ha sostenuto anche il nostro sindaco che tanto voglio bene, il nostro Peppinello il Sindachello, anche lui sostenuto dal Partito Democratico, che però è successo qualcosa di particolare qualche anno fa al nostro caro Peppino Sala, perché Sala era condannato a 6 mesi per la Piastra Expo, per questo scandalo che era successo a Milano, però convertito in una pena pecuniaria di 45.000 euro e da commissario straordinario dell'Expo avrebbe commesso falso ideologico per la presunta retrodatazione di 2 verbali e riconosciuta l'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore sociale. Beh, in tutto questo non c'è niente di strano, no? Da una parte, ripeto, condanne sempre verso quelli di Fratelli d'Italia, Lega, quindi centrodestra, di uno dei PM e l'Inter. Uno dice, ma cosa c'entra tutto questo la politica? Milly Moratti, moglie di Moratti, presidente onorario dell'Inter. Peppinello Sala, sindaco di Milano, interista, abbonato in tribuna VIP a San Siro e sempre vicino, così, dove ci sono i Marotta, gli Antonelli e tutto. Non lo dico io, ci sono le foto, cioè non è che me le invento. E allora, andiamo a vedere un po' praticamente chi aveva mandato poi anche in prescrizione sta cosa, e lo potete trovare milano.corriere, vi dico anche la data perché anche in questo mi piace che poi andate a vedere, articolo di Luigi Ferrarella, 19 luglio del 2019, se non sbaglio, ok? Praticamente c'è una parte che io poi sto andando a leggere e vedo. Allora, dov'è qua? La condanna non produce alcun effetto collegato alla legge Seferino. Seferino con la S, che per questo reato comporterebbe la decadenza del sindaco soltanto per condanne definitive, non solo in primo grado come questa, superiore a 2 anni di pena. A sostenere la condanna di Sala sono stati sostituti i procuratori generali Massimo Gavallo, Vincenzo Calia, dopo che proprio la procura generale diretta da Roberto Alfonso, con mossa rara, il 10 novembre 2016, tramite il PG Felice Isnardi, aveva disposto la vocazione del fascicolo. I PG, procuratori generali della Repubblica Generale, lo avevano cioè tolto ai PM della ritenuta inerte Procura della Repubblica e vi si erano sostituiti con l'iscrizione di Sala nel registro degli indagati il 15 giugno 2017, ritenendo limitativa la precedente ottica dei PM filippini Pelicano Polizzi, secondo la quale, in nome dell'unico interesse dei manager Expo dell'attuale sindaco Sala, cioè finire i lavori entro aprile 2015, era stata arretrata la soglia della legittimità nell'agire amministrativo in una deregulation dettata all'emergenza ma priva di rilievo penale. Quindi il PM allora Polizzi, colui che anche ha preso poi in mano dei tre il caso dell'Inter, ai tempi aveva ritenuto che non era il caso di punire penalmente il sindaco di Milano Sala, che poi doveva pagare questa multa pecuniaria di 45.000 euro, si è potuto ricandidare e guarda un po' rieletto un'altra volta come sindaco di Milano, sostenuto dal centrosinistra, il Partito Democratico, di cui appoggio anche di Milly Moratti, moglie del presidente onorario dell'Inter Massimo Moratti. E quindi niente. Invece quell'altro,
che era il l'altro PM Pasquale Adesso, invece è andato giù di brutto Polizzi è andato giù massacrando tutti quelli del centrodestra, della Lega, Fratelli d'Italia. Io non sto entrando in un discorso politico, sto cercando solo un po' di vedere un po' i fatti, no? Cercare di trovare semmai ci fossero dei punti di congiunzione, perché sapete, a me piace ragionare sulle cose, far venire dei dubbi, non sto dando delle certezze, attenzione, cioè che sia chiaro, però qualcosa di strano lo vedo. È anche strano che a un certo punto delle indagini dove era stato processato per diffamazione Fabrizio Corona, Marcello Viola e il PM attuale che anche ha mandato in chiusura il discorso dell'Inter, hanno chiuso l'indagine pure su Fabrizio Corona, quando magari stava cominciando a cantare qualcos'altro. E adesso, insieme alla PM Roberta Amadeo, Pasquale Adesso ha chiesto l'archiviazione dell'indagine rimasta sempre a carico di ignoti, aperta lo scorso aprile in seguito all'esposto appunto presentato da Fondazione Identità Bianconera. Qua ci vorrebbe, mi sa, come si chiama la signora in giallo, no? Quella che era lì, o l'ispettore Colombo, bisogna, o chissà, magari bisogna chiamare Tiziano Sclavi della Bonelli Editore e mettere in marcia un qualcosa che possa muovere l'indagatore dell'incubo di Landog, perché ci sono, non lo so, poi ripeto, io non sto condannando niente, se questa è la sentenza e se questa è la giustizia, basta, se finì. L'Inter, come ha detto Marotta ieri, casualmente ieri, proprio ieri, è una società che rispetta le regole del FIGC, della UEFA, della FIFA, di tutto quanto. E oggi, guarda un po', arriva questa archiviazione per l'esposto sull'Inter, accuse infondate, c'è continuità aziendale. Tac, 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 scacco, matto. Visto che poi dopo magari uno passa per complottista, mi attengo ai fatti, però vi chiedo anche a voi di ragionare su quello di cui vi ho esposto fino adesso. Magari non c'è nessun filologico, però ci sono delle curiosità, ci sono delle situazioni abbastanza peculiari che, sinceramente, non avendo tanta, e ve lo dico con tutta onestà, non ho tanta fiducia nella giustizia, perché se avessimo dovuto fare giustizia in questi ultimi 4 anni, bocca mia tasi, perché sennò entriamo in un discorso che qua apriamo, lasciamo perdere, apriamo dei buchi cosmici, lasciamo perdere. Però mi attengo ai fatti, mi attengo alla decisione da parte dei PM Roberta Amadeo e Pasquale Adesso, archiviazione dell'indagine, tutto a posto, accuse infondate, c'è continuità aziendale dell'Inter. Punto. Così parlò Zarathustra? No, così parlarono i pubblici ministeri milanesi. Lascio a voi in basso nei commenti ciò che voi pensate, mi raccomando, sempre nell'educazione. E ci vediamo alle 21:20:55 per una live con Max e Will di The Devil's Den, canale riservato al Milan giovanile. Grazie per il vostro sostegno con i pollicioni in su, grazie per le iscrizioni, grazie per le condivisioni, un bacio alle amiche, un abbraccio a tutti gli amici e a tra poco in live. Ciao!